Buongiorno ragazzi, è Pasqua! E anche oggi, come vedete alle mie spalle, wow, super overexposed. Vedete male le mie spalle, ma comunque è nuvoloso. Non piove, quindi forse riusciamo più tardi a far volare il drone. Ma non è una bella giornata. Ma a noi non interessa, stiamo andando in chiesa. Tra 10 minuti andremo in chiesa a festeggiare la Pasqua, dopodiché c'è stata un'allerta attentato ieri, quindi ci sarà un bel po' più di sicurezza del solito, però insomma abbiamo deciso di andare comunque. Non mi piace l'idea di farmi limitare la vita da questi pazzi. E quindi niente, chiesa e poi dopo lasagne. Siamo in Turchia, ma come se fossimo in Italia. Pranzeremo con i genitori di Daniel e Giulia e poi vediamo che succede. Nel frattempo, buona Pasqua a tutti! Yeah! That's not what I should force to, so we're very careful sometimes when we post. Because some of more traditional Baptists do this. Yeah, don't those, dance, don't drink, don't smoke. It's like South America. Yeah. South America as well, they have a problem with alcohol. So. Sì, ecco, questa cosa qua gli americani sono un po' estremisti, nel senso, cosa si fa a fine settimana? Cosa si fa a fine settimana? Cioè, si lavora fino a venerdì alle 6 e poi dopo, cioè, sbriciolati per 2 giorni, cioè. Ma una via di mezzo no, cioè, tipo una bottiglia di vino, un bicchiere di... Ciao! Buone Pasqua! Love you. Oh, focus, yes. You can put it on fire, but... Yeah. Because Ankara is right on the Anatolian plateau. And this is our Easter table, all set to celebrate. And nobody has to see it, it's just to show. Exactly. The table is going to be intact. All yes. day long oh, to celebrate, but in fact we're gonna be like sitting on the sofa, watching the table, eating on the sofa. The table is for food. Yeah, if something's not right, there's not food on the table. Ok, ragazzi, i preparativi vanno avanti. Qua, guardate qua. Avete visto il tavolo? Yeah, tavolo di Pasqua. Andiamo a vedere le lasagne in forno. Siamo al mausoleo di Anakabir ad Ankara ed è incredibile, guardate qua le mie spalle, fantastico. Tutto questo per un uomo solo. Mi fa capire quanto ci tengano a questo tipo.
Lui ha liberato praticamente la Turchia dall'impero ottomano e ha fondato lo stato attuale nel 1800. Non lo so, è nato nel 1838, non so quando ha fatto tutto quello che ha fatto, ma durante la sua vita. Impressionante, eh? Ah, a proposito, stamattina ho distrutto il Phantom, sono precipitato, perso il segnale, è andato per conto suo, ha sbattuto in un palazzo e è venuto giù da 25 metri. Si è rotto? Sì, si è rotto. Ma credo che si possa aggiustare, non ha danni particolarmente gravi, vedremo quando arriviamo a casa. Peccato perché non sono riuscito a girare quello che mi serviva, ma faremo senza. Continuiamo la nostra passeggiata. Il tempo oggi non è clemente.